Buonasera caro Sansa, ben ritrovata al Terre Giornale. Stasera, oltre a vedere i tre terremoti a più alta magnitudo a scala globale, regionale, mediterranea e poi nazionale, vedremo un po' di attività vulcanica. Stromboli, Semeru e a che punto è il Mauna Loa. Iniziamo subito dal terremoto a più alta magnitudo su scala globale. È avvenuto il 4 dicembre alle 8:30 di sera, ora italiana. Ci troviamo nell'arcipelago di Tonga, ad una profondità di 36 km. Questo terremoto è dato dalla subduzione della placca pacifica sotto quella australiana, o più precisamente sotto la microplacca di Tonga. Questa zona la conosciamo per due motivi. Uno, perché l'abbiamo visto nel secondo episodio del Terre Giornale, e due, perché è qui dove c'è il vulcano Unga Tonga Unga Pai, se non vi ricordate la mega eruzione che ha fatto qualche tempo fa. Vi ho detto mega apposta per vedere se c'è qualcuno che mi corregge, non si dice mega eruzione. Comunque, andate a vedere nelle schede, vi linko sia il secondo episodio del Terre Giornale che la live fatta sull'Unga Tonga Unga Pai. E adesso spostiamoci in Europa, andiamo in Grecia, anche qui una zona già nota. E i terremoti sono dovuti dalla subduzione della placca africana che va sotto quella eurasiatica. Qua è l'evidenza che la Terra mi odia ancora una volta e mi fa l'ennesimo sfregio, perché questo terremoto è avvenuto il 29 alle 9 di sera, praticamente mentre io stavo montando il telegiornale. È come se adesso, mentre sto girando il video, arriva un altro terremoto di cui dovrò parlare necessariamente la prossima settimana. Vabbè, comunque. Non perdiamo neanche troppo tempo qua perché abbiamo tanto di parlare, soprattutto di vulcani. E quindi, a proposito di vulcani, spostiamoci in area nazionale ed eccoci alle isole Eolie, perché il terremoto a sud di Lipari è quello più forte dell'ultima settimana avvenuto in Italia. Magnitudo 4.4 è avvenuto a 10 km di profondità, motivo per cui è stato avvertito sia a Messina che nella costa calabra. Chiaramente c'è stata paura, ogni volta che c'è un terremoto nella zona dello stretto la gente si preoccupa per ovvi motivi, vi lascio anche qui un link in descrizione, e ovviamente si inizia a parlare di ponte, lasciamo perdere, ci farò un video, ma più in là. È interessante vedere di questo terremoto la traccia sismica che si è registrata alla stazione che c'è a Stromboli, a circa 50 km di distanza. Eccola qua, sparisco, se no non si vede bene. E la vedete, dovrebbe iniziare a 7:12, ma non si vede bene perché c'è molto rumore di fondo e poi qui in rosso si vede chiaramente. Perché voglio farvi vedere questa traccia sismica? Perché spesso ci si pone una domanda. Un terremoto può innescare un'eruzione? Perché se vediamo questa ampiezza alla stazione sismica a Stromboli, è chiaro che lo Stromboli ha subito questa scossa. E allora, questa domanda spesso divide la comunità scientifica, perché c'è chi dice di sì, che può un terremoto innescare un'eruzione, e c'è chi dice che un terremoto non può innescare un'eruzione vulcanica. Io provo a ricordarvi quello che ho detto nel mio secondo video e lo vediamo subito. In questo video io vi facevo vedere, utilizzando una bibita gasata, che nel magma ci sono disciolti i gas e che se agitiamo il sistema queste bolle si vedono. Ecco, in questo caso può essere che il terremoto agiti il vulcano e quindi faccia vibrare tutto e le bolle si iniziano a liberare fino a provocare un'eruzione. E io nel video lo facevo vedere perché dicevo, se poi apriamo il condotto o una cosa del genere, non mi ricordo, e mi stavo versando tutta la Pepsi addosso e quindi mi sono messo anche a ridere. Comunque, quello è il mio secondo video, andatevelo a vedere, ve lo lascio in descrizione. Abbiate pietà per l'audio perché non avevo il microfono fantastico che mi ha regalato la Carusanza, e quindi è quello che è. È comunque un secondo video, quindi ci sta. E allora la domanda se un terremoto può innescare l'eruzione, dopo anche aver visto quel video, viene da pensare che sì, può. Diciamo che a me è venuto il dubbio guardando la traccia sismica nelle ore successive a quel terremoto, ed è quella che vi sto mostrando adesso. Come vedete, allo Stromboli ci sono diverse scosse che spesso sono causate dalle esplosioni intracrateriche, o comunque nel sistema c'è molta attività e turbolenza e quindi ci sono diverse scosse. Dopo queste qua, che non mostrano un pattern, non è che c'è un segnale tipico di una risalita costante che fa vedere delle esplosioni ritmate tipo quella che è avvenuta al Mount St. Helens. Semplicemente stiamo vedendo delle scosse standard che si vedono
allo Stromboli, cioè se in questo momento voi andate sul sito dell'INGV Osservatorio Etneo e andate segnali sismici e andate a vedere STR1 che sta per Stromboli, vedrete che ci sono questi segnali così ripetuti nel tempo. E poi arriviamo a questo, che è l'eruzione, quindi un segnale univoco, cioè è evidente che quella è l'eruzione, però prima non ha avuto dei segnali tipici da far vedere che il terremoto ha portato a questa eruzione. Quindi a me mi verrebbe da dire che no, non è stato il terremoto ad innescare l'eruzione. Però non ho dati a sufficienza stavolta e quindi aspettiamo perché sicuramente qualcuno studierà questo caso e ce lo farà sapere. E adesso vi lascio un paio di secondi con il video del flusso piroclastico che è avvenuto a Stromboli, con l'immagine visibile e termica dell'INGV. Rimanendo a tema vulcani, c'è il Semeru che ha fatto un'eruzione allucinante e vi faccio vedere subito il video del flusso piroclastico che ha prodotto. Questo flusso piroclastico ha percorso 11 km e poi ha prodotto una colonna eruttiva alta 6 km. Guardate la velocità e la distruzione praticamente che provoca. Non si sa se questo flusso addirittura ha raggiunto i 19 km. E a proposito di chilometri percorsi, andiamo al Mauna Loa. Questa è l'ultima mappa aggiornata e mostra che l'eruzione, o meglio, la colata a partire dalla frattura F3 ha percorso già 16 km arrivando in prossimità dell'autostrada. Prima di farvi vedere la telecamera in tempo reale sulla frattura, vi faccio vedere l'ultimo video girato dall'elicottero in data 4 dicembre. Spettacolare. Questa è la frattura F3 di cui parlavamo prima e chiaramente vedete tipica eruzione hawaiana. Di fatto siamo alle Hawaii e questa qua che vi sto per far vedere è la telecamera in tempo reale. E quindi c'è brutto tempo, non si vede niente, è notte e sicuramente ci saranno fumi. Mi spiace, se la state vedendo di mattina probabilmente si vedrà qualcosa. Ovviamente vi lascio il link in descrizione. E con questo è tutto, caro Sansa, grazie per essere arrivati fino a qui. Ci vediamo la settimana prossima con un altro episodio del Terra Giornale oppure con altri video. Vi ricordo di iscrivervi a server Discord, che lì parliamoci, scambiamo altre immagini e aggiornamenti più o meno in tempo reale. E come sempre, lasciatemi un like. Se siete appena arrivati, iscrivetevi, che non fa mai male, e condividete il video del Terra Giornale a chi pensate possa essere utile. Grazie, buona serata o buona giornata. Ciao!